Anthropos metron panton cremator. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Questo è un aforisma molto noto dell'antico sofista Protagora di Abdera, uno dei frammenti che si sono conservati della sua opera ed è anche uno dei grandi passaggi aurorali della filosofia greca impropriamente detta presocratica, ed è un frammento che è stato variamente interpretato nella storia del pensiero occidentale, è uno di quei frammenti dei presocratici che gode di una immensa Wirkungsgeschichte, di un'immensa storia degli effetti. Se ne sono prospettate interpretazioni molteplici, tra loro diverse o addirittura opposte. In particolare si potrebbe, senza esagerazioni, sostenere che principalmente due sono state le letture che del frammento protagoreo sono state prospettate, due letture tra loro antitetiche, mutuamente evidentisi. La prima, che chiamerò per semplicità la lettura relativistica, la seconda invece che definirò, anche in questo caso per semplicità, la lettura umanistica. Partiamo dalla prima lettura, una lettura consolidatissima nella storia del pensiero, a cui ha conferito dignità filosofica, tra gli altri, Platone, nel suo dialogo monograficamente dedicato al sofista di Abdera, Protagora, nel dialogo appunto intitolato Protagora, nel quale dialogo si immagina una accesa discussione filosofica fra Socrate, il sostenitore della verità filosofica da ricercarsi tramite il dialogo e il logon di Donai, e Protagora, il sofista, il quale invece sostiene non esservi una verità, o più precisamente non essere possibile distinguere tra vero e falso, proprio in ragione del fatto che anthropos metron panton cremator, che l'uomo è misura di tutte le cose. Qual è l'uomo in questione, secondo la lettura di Platone e poi degli altri autori che hanno variamente inteso il frammento di Protagora come manifesto del relativismo? Secondo queste letture, l'anthropos a cui farebbe riferimento Protagora sarebbe il singolo uomo empirico. Socrate, Protagora, Gorgia, Democrito, il singolo individuo empirico sarebbe in quanto tale la misura del vero e del falso. O per addurre l'esempio specificamente impiegato da Platone nel dialogo Protagora, il fatto che a me il miele appaia dolce significa che il miele è dolce. Il fatto che a te invece il miele appaia amaro significa che per te il miele è amaro. Manca cioè un criterio oggettivo assoluto per stabilire in concreto che cosa sia il vero e dunque ogni singolo uomo diventa metron panton cremator, misura di tutte le cose. In quella forma di relativismo assoluto per cui non vi è una verità universalmente valida, ma ogni individuo è portatore della sua verità coincidente di fatto con la sua percezione soggettiva. Con tutta una serie di aporie e di contraddizioni che Platone viene discutendo nel dialogo Protagora, fra le quali voglio qui ricordare quella discussa appunto da Socrate, che è bocca di Platone nel dialogo, la aporia per cui se tutto è vero, perché appunto se per me il miele è amaro, per te è dolce, e non di meno è vero per me che sia amaro ed è vero che per te sia dolce, allora tutto diventa vero automaticamente. Ma in questo modo, dice Platone, se tutto è vero, allora è anche vera la proposizione che sostiene essere falsa questa stessa proposizione, o comunque esservi qualcosa di falso. Se tutto è vero anche che esistono proposizioni false, quindi è per ciò stesso falsificato l'assunto di Protagora. La seconda delle letture, tralascio qui tutte le altre aporie discusse da Platone, poi dalla lunghissima tradizione che si è attivata a partire da Platone nelle letture
del frammento di Protagora. L'altra lettura che ho chiamato per semplicità umanistica è quella che in maniera diametralmente opposta interpreta la parola anthropos non come riferita al singolo individuo empirico che è misura di tutte le cose, aprendo perciò stesso la strada al relativismo assoluto. L'anthropos in questione, secondo questa seconda interpretazione, sarebbe l'universale umano, l'uomo con la U maiuscola, la razza umana in quanto tale. Secondo questa lettura, allora sarebbe metron panton crematon, misura di tutte le cose, non il singolo uomo empirico, ma l'umanità. Cioè, appunto, sarebbe l'uomo a essere misura di tutte le cose, quindi criterio della verità. L'uomo universalmente inteso come genere umano, lettura umanistica. Tra gli altri autori che hanno sostenuto questa prospettiva voglio menzionare almeno Martin Heidegger, il quale nel testo sul nichilismo europeo legge esattamente Protagora in questa chiave come cominciatore di quella tendenza coessenziale all'Occidente che è l'oblio dell'essere, Seinsvergessenheit, che coincide con la metafisica come storia del nichilismo che si compie nella metafisica che diventa tecnica planetaria, di cui appunto Protagora segnerebbe in qualche misura un remoto precursore con la sua tesi per cui è vero ciò che l'umanità decide essere tale, il vero dipende dall'uomo e quindi non è più prerogativa dell'essere, ma viene a dipendere dal soggetto umano. Nel frammento di Protagora, che appunto dà luogo a queste due diverse interpretazioni, quella soggettivistico-relativistica per un verso e quella universalistico-umanistica dall'altro, è interessante il fatto che compaia la parola metron, che così ampia parte ha nell'immaginario greco, coincidendo di fatto con la parola che dà voce a quello che resta il fondamento della metafisica greca, il metron stesso, la giusta misura, il limite. Quella dei greci nel suo complesso è una metafisica della giusta misura e del limite, a giusta distanza dunque dalle sirene dell'illimitatezza che causerebbero la dissoluzione della comunità. Metron è la parola che ricorre appunto anche nel frammento di Protagora. L'uomo è misura di tutte le cose, la misura è criterio fondamentale, tutta la cultura greca viene costituendosi intorno a questa funzione simbolica espressiva determinante che è la giusta misura, secondo una varietà di determinazioni che spaziano dall'aritmos, dal numero dei pitagorici, fino alla medietà, la mesotes di Aristotele, passando naturalmente per la tragedia, la commedia e l'arte. È interessante poi il fatto che Protagora, oltre a sottolineare l'unione fra anthropos e metron, fra uomo e giusta misura, essendo l'uomo stesso per sua natura finito, secondo misura, brotoi, mortali erano chiamati dai greci gli uomini, è interessante il fatto che Protagora non dica genericamente cose, come solitamente si traduce, l'uomo misura di tutte le cose, ma dica più precisamente metron panton crematon, cioè di tutte le cose, inteso però in un'accezione molto specifica. Ta cremata, per i greci, non sono solo, diremmo astrattamente, in termini metafisici, gli essenti, le realtà, le cose, ma anche, al tempo stesso, su un piano più propriamente sociopolitico e quotidiano, ta cremata sono anche gli averi, le ricchezze, le sostanze. E quindi il frammento di Protagora si muove su un doppio piano che è insieme ontologico-metafisico per un verso e sociopolitico per un altro verso. E i due piani non possono mai essere disgiunti, pena il fraintendere il frammento di Protagora e con esso l'intera metafisica greca, che è sempre una metafisica che intreccia virtuosamente ontologia e politica, metafisica e società. L'uomo è misura di tutte le cose sul piano ontologico, perché tutto dipende dalla valutazione che l'uomo fa delle cose, perché tutto è connesso in qualche misura al soggetto, tutto è relativo rispetto all'umanità che opera e conosce la realtà in cui è inserita sul piano ontologico, e poi sul piano sociopolitico l'uomo deve essere misura delle ricchezze, cioè le ricchezze debbono essere potremmo dire così, funzionali all'uomo e funzionali dunque a quella finitudine connessa
naturalmente all'uomo come ente finito, che ha la finitudine nel proprio codice essenziale. E dunque la città giusta deve essere quella in cui le ricchezze, lungi dall'essere sottoposte alla fuga verso l'illimitatezza, l'acquisizione egoistica e rapace del sempre di più, del cattivo infinito, dell'arricchimento che disgrega la comunità, le ricchezze devono essere secondo misura, devono essere commisurate all'uomo e ai suoi bisogni, devono dunque dar luogo a una proporzione sociale in forza della quale né la ricchezza né la povertà determinino una polarizzazione della società. Deve cioè predominare sempre il criterio del metron, della giusta misura, del peras, del limite, senza mai varcare questa giusta misura. Protagora dice poi nel seguito del frammento di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Cioè appunto la misura, l'uomo come misura di tutte le cose, di tutte le sostanze, vale non solo all'interno dell'hic et nunc, di questa specifica società di cui siamo abitatori, del tempo presente in cui io, Protagora, affermo queste cose, ma vale anche di quelle che ancora non sono, delle realtà che ancora non ci sono e che verranno, delle società che ancora non si sono realizzate. Cioè in qualche modo è una massima universalmente valida, che pretende di essere valida qui e ora, certo, ma anche domani, anche dopodomani, anche nel futuro, essendo valida sempre e comunque perché vera. Ecco allora che in questa seconda lettura connessa con la visione umanistico soggettiva di Protagora abbiamo una visione che non è solo astrattamente metafisica, ma che è insieme ineludibilmente anche sociopolitica.